Gabba gabba, hey amici del mio channel ufficiale YouTube, oggi un unboxing di un'edizione speciale in limited edition steelbook di un Blu-ray che assolutamente non può mancare nella collezione non solo di chi è tifoso dell'Inter, ma anche di tutti gli appassionati di sport e di calcio. Sto parlando della limited edition, eccola qua, di Zanetti Storica. Adesso nuova andremo ad unboxare, poi anche due consigli per la lettura, visto che parliamo di calcio, di cui volevo parlarvi proprio in chiusura, ma velocemente, perché meritano una descrizione sempre per chi ama il calcio, lo sport, e in questo caso magari dedicati di più ai tifosi dell'Inter. Ma concentriamoci su Zanetti Story. Zanetti Story è un film che racconta ovviamente la carriera sportiva di Javier Zanetti, il capitano storico dell'Inter, bandiera della nazionale argentina, giocatore comunque stimato e amato da chiunque segue il calcio per la sua incredibile sportività. Nell'edizione è uscito al cinema, ve lo dico immediatamente, è uscito al cinema anche insomma con un discreto successo per non essere un film insomma, per non essere un film di genere, ma per essere un documentario distribuito dalla Koch Media. Zanetti Story è uscito poi sia in DVD che in Blu-ray più o meno all'inizio del cioè alla fine del 2015, ma nel periodo natalizio, quindi dicembre 2015, gennaio 2016, adesso non ricordo esattamente il periodo, è uscito questa limited edition sempre distribuita dalla Koch Media, davvero bella in steelbook. Adesso poi l'andiamo ad aprire e ve la faccio vedere nel dettaglio. Limited edition che contiene contenuti inediti ed esclusivi, ma attenzione, soprattutto veramente di valore, perché contiene, spero che voi vediate quello che vi faccio leggere, 4 dischi, un Blu-ray e ben 3 DVD. Andiamo a vedere il retro, quello che dice: la celebrazione di un grande campione e un grande uomo, un incontro intimo e irripetibile con uno dei calciatori più stimati in Italia, Javier Zanetti. Ma andiamo a vedere poi quelli che sono i contenuti. Io credo che insomma voi più o meno leggete, comunque vi leggo io. DVD, Blu-ray, il film. Questo appunto è il Blu-ray contenuto nello steelbook, il film Zanetti Story, con l'intervista che contiene tra l'altro appunto degli inserti speciali, tra cui le interviste dal red carpet della premiere del film, l'intervista ai registi e lo speciale Albino Guaron. Poi contenuti extra che appunto fanno parte degli altri DVD, i gol del capitano, quindi tutti i gol fatti in carriera da Zanetti, le grandi vittorie, quindi le partite più importanti, Zanetti in azione, infortunio e ritorno, per sempre 4, interviste a Fiorello, Ivan Ramiro Cordoba, José Mourinho e Roberto Baggio, quindi veramente materiale corposo, sono altri praticamente piccoli documentari oppure interviste, quindi c'è molto materiale. E poi veramente interessante, in uno degli altri DVD contenuti all'interno appunto dello steelbook, il racconto esclusivo dell'ultima giornata con la fascia da capitano, quindi veramente un documentario in cui si descrive tutta questa giornata in cui poi Zanetti ha dato l'addio al calcio, quindi dalla mattina la preparazione alla partita, poi la partita, l'abbraccio dei tifosi, eccetera eccetera, addirittura commovente, veramente ben fatto. Lingua ovviamente in italiano, menu in italiano, è una versione widescreen 16 noni, davvero ben fatta, 1080p, insomma il massimo per quello che si può chiedere ad un Blu-ray. Lo andiamo adesso ad unboxare, vediamo se riesco così. Sì, strappiamo via la carta superflua, eccola qui, la leviamo, eccola qui la nostra simpaticissima carta superflua che gettiamo, la gettiamo, ed ecco qui il nostro
il nostro steelbook, adesso ve lo faccio poi vedere. Questo praticamente è il cartoncino che potete anche conservare, vedete, per tenerlo magari nella vostra libreria o comunque dove conservate Blu-ray. Io lo farò perché si può recuperare, quindi non si deve assolutamente, non si è costretti a buttarlo. Adesso l'appoggiamo qua, anzi l'appoggiamo qua. Ed ecco lo steelbook, vedete che bello, nero azzurro. Vi dico che anche insomma il rilievo, la scritta Zanetti 4, tutto il rilievo veramente ben fatto. Vediamo il retro, eccolo qua con il logo dell'Inter e si vede, sì, l'autografo di Zanetti in questa limited edition. Lo apriamo, troviamo all'interno una cartolina della Fondazione Pupi. Sappiamo che è la Fondazione di Zanetti che si occupa dei bambini bisognosi argentini, con un, vediamo, un aforisma: non c'è nessuno così forte da poter farcela da solo, né nessuno così debole da non poter aiutare. E praticamente qui dietro ci sono tutte le indicazioni per poter fare una donazione alla Fondazione Pupi. Ed ecco qui poi il contenuto, come vi dicevo, è un Blu-ray dove c'è il film Zanetti Story e poi ci sono, eccoli qua, i tre DVD dove sono contenuti il resto degli inserti. Un DVD è dedicato al film, quindi trovate il film sia in versione Blu-ray sia in versione DVD, e invece negli altri due trovate i contenuti speciali. Qui nel DVD, nel secondo DVD, eccolo qui, trovate i contenuti extra, e nell'ultimo, vi dicevo, trovate L'ultimo giorno da capitano, questo documentario veramente imperdibile, imperdibile perché commovente e veramente ben fatto. Vedete quanto sono belli anche, quanto sono belle anche le cover dei DVD e del Blu-ray. In questa c'è insomma Zanetti, sempre lui in primo piano, ma è veramente fatto bene, dei colori veramente belli, devo dire elegantissimo, veramente un cofanetto elegantissimo. Con questo azzurro molto bello, sì, devo dire che è una versione per i collezionisti davvero immancabile. Allora, questa è la limited edition di Zanetti Story. Attenzione perché sta andando in esaurimento, quindi vi consiglio, se non la trovate nei negozi, nei grandi store, di andare a cercare appena potete in internet, sui siti che si occupano di grandi vendite, da Amazon, dvd.it, eccetera eccetera eccetera, e appena la trovate, se la volete, non aspettate, prendetela perché sta esaurendosi. Velocissimo, prima di chiudere questo unboxing, volevo darvi questi due consigli di letture, appunto, per chi è amante del calcio e nel particolare per gli interisti, visto che allora abbiamo dedicato in particolare questo unboxing. Sono due libri dedicati ai due allenatori negli ultimi anni che hanno fatto di più la fortuna dell'Inter, Mancini e Mourinho, ma più che dedicati, scritti, cioè proprio con la loro collaborazione. Il primo è Roberto Mancini, This is Football, scritto da Alberto Dalla Palma e Paolo Franci, che sono due giornalisti. La storia è molto simpatica perché loro hanno scritto questa biografia, diciamo, di Roberto Mancini, poi avevano bisogno della sua collaborazione per chiuderla, volevano che fosse una cosa, diciamo, quasi ufficiale. Un giorno sono presentati al ritiro del City con la scusa di fargli un'intervista. Lui è molto amico di Alberto Dalla Palma e gli hanno portato un iPad dove hanno detto leggi un attimo questo, e lui si è trovato incastrato trovandosi la prima stesura del romanzo, e dopo un inizio così un po' di imbarazzo ha deciso di collaborare. E devo dire che il libro è davvero ben fatto, il libro edito da, vediamo se riesco a farvelo vedere, Alberti Editore, scusatemi, Aliberti Editore, libro davvero ben fatto perché arriva, praticamente parla tutta la carriera del Mancio, da allenatore ovviamente, dalla Fiorentina, dagli inizi della Fiorentina con la Coppa Italia eccetera eccetera, fino allo scudetto in Premier League con il City. Quindi poi ci sarà in seguito il Galatasaray, il ritorno all'Inter a Milano, ma insomma le tappe più importanti della carriera di Mancini sono quelle. Alcune cose interessanti di questo libro sono
uno all'interno, a metà, tutta una serie di fotografie della carriera di Mancini da allenatore, veramente interessante, anche con qualche foto sua di quando giocava a calcio nella Sampdoria e nella Lazio, insomma veramente belle perché sono anche a colori. E poi sul finire, e questa è veramente una chicca che ci offre questo libro, c'è tutta una sezione dedicata a come lui vede il calcio, ai suoi schemi, a come ha schierato le sue squadre, spiega anche il perché, le sue idee tattiche del calcio. Quindi per chi è anche un amante del calcio da questo punto di vista, questa parte finale è davvero molto molto interessante. Ci sono poi anche altre statistiche dei giocatori che hanno preso parte o alla sua carriera di calciatore o di allenatore, come hanno giocato con lui, insomma veramente questa parte finale del libro davvero imperdibile per gli amanti dei numeri, delle statistiche legate al calcio. L'altro libro è in realtà l'unica vera biografia autorizzata di José Mourinho. Infatti vedete José Mourinho, autore José Mourinho, ne sono usciti centinaia di migliaia di libri su Mourinho, questo edito dalla Tea. È veramente l'unico che lui ha scritto di suo pugno, momenti, sensazioni, ricordi, emozioni, questa è la mia carriera ed è questo che voglio condividere utilizzando poche parole e molte immagini, perché questa è la caratteristica di questo libro incartonato, veramente ben fatto, ovvero è praticamente un album fotografico. Anche in questo caso c'è tutta la carriera di Mourinho, quindi dagli inizi in Portogallo con il Benfica fino ad arrivare all'ultima esperienza con il Chelsea, l'ultima Premier League vinta in Inghilterra. Ma è veramente per chi insomma interessato alla carriera di José Mourinho un libro fatto benissimo, perché le foto sono a colori e vi assicuro sono tutte quante splendide, stampate su carta di altissima qualità, ma poi ogni foto è accompagnata da una didascalia più o meno lunga curata appunto di proprio pugno da José Mourinho. E quindi è una chicca quella di avere un libro, un album fotografico commentato da lui, che è davvero imperdibile. È l'unico libro dove ci sono cose scritte davvero di suo pugno. Quindi io questi due libri su Mancini e Mourinho ci tenevo a consigliarveli, perché sono davvero ben fatti, percorrono tutta la loro carriera di allenatore e sono insomma delle piccole perle per chi ama il calcio. Uno è Roberto Mancini, This is Football, di Aliberti Editore, e l'altro è José Mourinho, Mourinho di Tea. E poi ovviamente il consiglio era quello di, ve l'ho fatto vedere, procurarvi Zanetti Story, limited edition del film su Xavier Zanetti in steelbook, perché è veramente una perla delle edizioni Blu-ray da collezione. Con questo, per questo unboxing è tutto, io vi saluto, al prossimo, ciao, anzi, ciaone!